Strada della Contessa e collegamenti Marche-Umbria, alleanza tra i sindaci di Fano, Gubbio e Cantiano che puntano a un grande patto per superare le criticità. Vecchio Palace, i lavori entrano nel vivo, la struttura sarà agibile per Pesaro Capitale della Cultura 2024. Dopo tanto degrado risplende il quartiere di Fano 2, sabato grande festa con giochi per bambini e un messaggio di pace con le impronte delle mani sulle nuove sedute. Un'immersione nella cultura cinese al Paricentro di Fano, laboratori di calligrafia e ritaglio su carta, una mostra fotografica e una degustazione di tè. Giovani e adulti in scena nel segno dell'amicizia e dell'allegria, Bellocchi di Fano si torna a ridere con la nuova commedia dialettale degli Arcioplani. La psicologa Alessandra Battistelli sarà l'ospite della nuova puntata di In Salute che torna in diretta domani pomeriggio alle ore 18 su Fano TV. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano il gap infrastrutturale tra Marche e Umbria con la lettera appello dei sindaci di Fano, Gubbio e Cantiano che hanno convocato una conferenza stampa per stringere un patto con l'obiettivo di superare le criticità e garantire per i prossimi anni una crescita economica più equilibrata. La chiusura della strada della Contessa e le problematiche relative agli interventi di riqualificazione lungo la Flaminia ripropongono la questione delle infrastrutture e della crescita socio-economica di un'importante area umbro-marchigiana. Inizia così la nota firma dei sindaci di Fano, Gubbio e Cantiano che evidenziano l'esigenza di rilanciare in termini di sviluppo complessivo la questione della viabilità riguardante il nord-est dell'Umbria e l'immediata fascia territoriale dell'area interna del Basso Pesarese, nonché l'area della costa con particolare riferimento ai comuni di Fano e Pesaro. Alla luce di queste considerazioni e delle relative strategie istituzionali da intraprendere, abbiamo ritenuto opportuno, hanno spiegato Seri, Stirati e Piccini, indire una conferenza stampa per martedì 2 maggio alle ore 11 presso il Comune di Fano per definire un grande patto tra le istituzioni e tutti i soggetti associativi portatori di interesse. La finalità è quella di reagire all'attuale criticità che si è venuta a determinare con una risposta alta di programmazione e di adeguamento infrastrutturale, tale da garantire per i prossimi anni una crescita virtuosa e più equilibrata rispetto alle altre dinamiche territoriali. Sindaco, i riflettori si sono riaccesi sui collegamenti tra Marche e Umbria, abbiamo visto anche appunto le ripercussioni sulla viabilità ma anche sulle attività economiche e turistiche, come rimediare? Beh, intanto è un asse, oggi lo tocchiamo con mano, che è stata interrotta per ovviamente ragioni importanti perché necessita una manutenzione e noi vediamo quando non si fa manutenzione cosa può accadere, quindi questo era inevitabile ed è importante che si faccia, anzi ringrazio anche la mediazione che ha fatto la stessa regione per contenere il più possibile i tempi e questa è una buona cosa, però il tema vero è che quella è un'infrastruttura, un collegamento strategico per il nostro territorio che ci lega con quella parte dell'Umbria e anche l'asse che porta verso Roma ed è fondamentale per le nostre attività economiche, per il nostro turismo che è sempre stato il riferimento di una certa parte dell'entroterra dell'Umbria. Per cui con i colleghi di Gubbio, di Cantiano, ma questo riguarda un po' tutti, facciamo questa conferenza stampa intanto perché dobbiamo sempre tenere alta l'attenzione, monitorare perché i tempi previsti vengano mantenuti, ma è anche un richiamo in prospettiva perché secondo me, secondo noi sarà importante anche pensare ad un intervento, ovviamente non oggi, ma come dicevo in prospettiva, un miglioramento di questo collegamento perché è un asse strategico, è vero che c'è la Quadrilatero ma beneficia la parte sud delle Marche, è importante la Fano Grosseto che deve essere ultimata e quella sta andando per la sua direzione, in prospettiva secondo noi è importante anche questo asse. Dunque un appello anche nei confronti del governo? Beh, è chiaro che ovviamente queste sono opere finanziate con strutture e risorse nazionali e per cui è importante che il governo faccia proprio anche questo aspetto strategico del collegamento della Contessa.
Panchina sparita da via Alessandro Manzoni a San Lorenzo in Campo. Il sindaco Davide Dell'Onti, in un post pubblicato su Facebook, ha manifestato tutta la sua delusione dopo aver ricordato l'installazione di panchine e cestini nel 2021, tanto richieste dai cittadini, oltre ad aver buttato in mezzo al verde quelle adiacenti al parco, prontamente riposizionate. Ci siamo accorti, ha raccontato il sindaco, che una addirittura è scomparsa nel nulla. Mi chiedo, ha proseguito, quale mente piccola con sindrome di inferiorità possa averla rubata, magari per metterla in giardino, oppure possa averla portata via per puro vandalismo e gettata chissà dove. Siamo sinceramente stanchi di questi atti predatori, del vandalismo in generale, della totale mancanza di rispetto della cosa pubblica. Non è tanto per il valore in sé, quanto per il fatto che grazie a questo furto alcuni anziani o genitori con bambini, che erano soliti utilizzarla durante le loro passeggiate, non potranno più goderne. Con i 500 euro della panchina potevamo comprarci un gioco a molla per un parco urbano o altri arredi di utilità per tutta la collettività. Senza puntare il dito contro nessuno, ha concluso il sindaco, dobbiamo riflettere e cercare di capire che le cose pubbliche non sono di qualcun altro, ma sono le nostre. Finché non capiremo questo, non ci sarà telecamera che tenga. E nel pomeriggio poi il sindaco ci ha fatto sapere che la panchina è stata riportata al suo posto, anzi per l'esattezza non una panchina, ne sono state riposizionate due. Da San Lorenzo in Campo a Pesaro con i lavori al vecchio Palace, che è quasi pronto ad accogliere cittadini e turisti. Sarà un luogo importante per Pesaro, capitale della cultura 2024, ospiterà infatti spettacoli ed eventi culturali. Marco Lonigro. Iniziato l'ultimo stralcio dei lavori al vecchio Palace di Viale dei Partigiani a Pesaro. Le ditte locali, che si sono aggiudicate in via definitiva l'appalto per terminare gli interventi di ristrutturazione, sono già all'opera e la struttura sarà definitivamente agibile per Pesaro Capitale della Cultura 2024. Il Palazzetto dello Sport è sicuramente un'opera simbolo, identitaria per tanti pesaresi, è il luogo delle mille battaglie al tempo della vecchia Scavoline, ma è un luogo che sarà anche un contenitore importante in funzione di Pesaro Capitale della Cultura, quindi non soltanto per iniziative e eventi sportivi, ma anche per spettacoli, momenti culturali, così come abbiamo sviluppato e condiviso anche con Rof stesso, ad esempio. Un cantiere da 3 milioni e mezzo di euro che è ripartita la scorsa settimana con un nuovo appalto aggiudicato ad un'ATI, un'associazione temporanea di imprese composta da 3 ditte del territorio, tutte della provincia di Pesaro Urbino, e su cui c'è grande attenzione da parte dell'amministrazione, tant'è che la stessa direzione lavori in questa prima fase è assegnata al dirigente del servizio opere pubbliche, che stiamo quindi, diciamo, ci vede in prima linea per concludere un intervento importante, come dicevo, per la città, ma anche per portarsi dietro anche quel rilancio di tutta quella zona, che è un'area di collegamento tra il centro storico e il mare, e che quindi poi si porterà dietro anche un momento di motore, di sviluppo economico di una zona importante per la città. Adesso ci spostiamo a Fano 2, un quartiere di cui la nostra emittente si è occupata negli anni tramite richieste e interviste di cittadini che ne segnalavano il degrado. Ebbene, dopo i lavori di riqualificazione della piazza e i nuovi arredi, il comune, e non solo, ha organizzato un pomeriggio di festa. Sentiamo. Sabato alle ore 16 a Fano 2 tra Piazza Capuana e il Parco di Via Serafin festeggeremo in collaborazione con la Gesci Scout e anche con il Circolo Ricreativo Le Fontanelle la riqualificazione di tutto il quartiere, una riqualificazione che parte da lontano. In questi anni ha interessato la realizzazione di una nuova area gioco per i bambini, di un'area attrezzata per cani, e in quest'ultima fase ha visto veramente la bonifica di quello che era la fontana al centro di Piazza Capuana, dove abbiamo smantellato tutto l'impianto idraulico e abbiamo previsto una nuova fioriera, con un impianto di irrigazione, dell'illuminazione, proprio per illuminare al meglio quello che è l'olivo al centro e tutte le essenze che ne fanno parte.
È una riqualificazione che ha voluto fortemente anche la comunità, invitandomi ad allestire al meglio quello spazio con delle sedute, quindi con dei nuovi arredi, proprio per creare quel luogo come un luogo familiare. È importantissimo per noi, fa parte un po' della filosofia con cui ci stiamo adoperando nella città. Abbiamo riqualificato anche tutte le sedute sul parco appunto limitrofe, dove gli stessi ragazzi degli scout hanno provveduto a metterci del colore e sicuramente a trasformarlo in un veicolo di pace, un bellissimo messaggio per tutta la comunità. In quell'occasione, proprio sabato, i ragazzi organizzeranno tante iniziative di gioco per i bambini, ci sarà appunto una merenda messa a disposizione del circolo ricreativo Le Fontanelle, che ringraziamo per la collaborazione, e i bambini avranno una grandissima occasione proprio di lasciare la loro impronta con della vernice sulle sedute che si chiamano proprio sedute di pace. Il bello porta al bello e il bello sicuramente tutto ciò che è pace. Mostra fotografica, laboratorio di calligrafia e ritaglio su carta. Al Paricentro di Fano il 29 aprile si svolgerà un evento che è volto a far conoscere vari aspetti della cultura cinese. Filippo Pucci. Si intitola Vicina, scorci di passato e presente cinese ed è un appuntamento che si svolgerà all'interno del Paricentro di Fano il 29 aprile a partire dalle ore 14. Verrà allestita all'interno una mostra fotografica e poi laboratori di ritaglio su carta ed infine di calligrafia. Un modo questo per conoscere una cultura lontana ma sicuramente vicina, di cui diciamo sappiamo poco, quindi grazie anche alla collaborazione con l'Università di Urbino, con la Sala Confucio, dedicheremo un approfondimento alla lingua, alle tradizioni, alla cultura e anche ai sapori della Cina, insieme a dei docenti e a degli studenti appunto che ci guideranno in questo pomeriggio fatto anche di l'inaugurazione di una mostra fotografica e dei momenti appunto di degustazione dei tè, oltre che di a un appuntamento più generale di approfondimento sulla cultura cinese. Quali sono i momenti in programma? L'Aula Confucio Urbino, il progetto nasce nel 2015 presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Tra le attività vi sono quelle degli eventi culturali, quindi presentazione della cultura e della lingua cinese al territorio, e il giorno 29 aprile organizziamo qui al Paricentro di Fano una giornata dedicata alla cultura cinese. In particolare presenteremo alcune delle arti tipiche della cultura cinese, tra ad esempio la nota al pubblico occidentale, la calligrafia cinese, quindi la Shufa, e anche l'arte del ritaglio. Queste attività appunto intendono permettere di comprendere quelli che sono gli aspetti culturali e valoriali del sistema socio-culturale cinese, aperti appunto, sono tutti invitati le persone del territorio a venire a partecipare. E invece che foto e momenti troviamo nella mostra fotografica? La mostra fotografica, che partirà insieme alla giornata della cultura e lingua cinese, si chiama Scorci tra passato e presente cinese e tratta sono fotografie della Cina tra gli anni 90 e 2000, un periodo di profonde trasformazioni a livello economico e sociale. Queste fotografie ritraggono appunto luoghi e persone in varie parti della Cina e sono state raccolte dall'Aula Confucio di Urbino. Debutto internazionale per il Brodetto Fest di Fano al Seafood Expo Global di Barcellona, la più grande vetrina internazionale dedicata alla pesca e all'acquacoltura, che raduna ogni anno 2000 espositori da 89 paesi. Si è tenuta ieri nel padiglione Italia la conferenza stampa di presentazione del Brodetto Fest e dei brodetti delle Marche. Il ministro Francesco Lollobrigida ha annunciato che sarà nella Città della Fortuna in occasione del Brodetto Fest. Alla presentazione sono intervenuti anche Mirko Carloni, presidente
presidente della 13ª Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati e l'assessore regionale Antonini. Un piatto povero della nostra tradizione, ha dichiarato l'onorevole, che il festival 22 anni fa ha rilanciato anche oltre i confini nazionali. Questo evento ci ricorda quanto sia importante economicamente il settore della pesca. La presentazione si è conclusa con un cooking show e una degustazione del brodetto di Fano e del brodetto di San Benedetto del Tronto, alla presenza di Pier Stefano Fiorelli, presidente di Confesercenti Pesaro Urbino, e di alcuni pescatori locali. Cambiamo argomento con Cristiana Guerra. Siamo andati alla scoperta di un luogo suggestivo tra i vicoli del centro storico di Orciano, di Terre Roveresche. Si tratta del Museo della Corda e del Mattone. Guardate. Deborah, oggi ci troviamo a Orciano di Terre Roveresche e siamo all'interno del Museo della Corda e del Mattone. Come nasce questo museo e cosa raccoglie al suo interno? Questo museo nasce per volontà di raccontare le attività artigianali dell'epoca, o perlomeno quelle che erano rappresentative proprio di Orciano, ovvero la corda e il mattone, perché si ricorda i 40 cordea di Orciano e la storia della fornace. Il museo si sviluppa all'interno di un palazzo residenziale appartenuto ai coniugi evangelisti e poi donato a una delle quattro figlie, ovvero una delle quattro gabucce. Erano una famiglia molto abbiente, tant'è che avevano un pozzo interno in casa. È una cosa che non tutti avevano, tant'è che le persone come gli artigiani o naturalmente le persone del luogo generalmente prendevano le brocche di orcio e le andavano a riempire alla fonte per poi portare l'acqua all'interno della casa. Siamo nella stanza dedicata al mattone, che cosa troviamo al suo interno? All'interno vediamo il procedimento per la creazione proprio del mattone in maniera artigianale, che prende proprio la forma da forme in legno e si racconta quello che era il processo iniziale e che naturalmente è stato riprodotto all'interno della fornace, che però non esiste più. Tutto ciò che ci rimane è il fornaciotto, dove è stata creata all'intorno anche una piccola piazza rappresentativa per ricordo proprio della fornace. E adesso andiamo a visitare la stanza della corda in cui sono esposti tutti gli strumenti per la sua realizzazione. Questa è proprio la sala della corda, dove si vedono già tutti i materiali donati proprio dall'ultimo cordaio di Orciano chiamato Luigi Gasparini. Per ricordare la sua attività si è creato proprio un museo proprio per ricordare come si creava la corda proprio in canapa in maniera artigianale. Naturalmente raccontiamo anche come viene prodotta adesso in maniera più industriale, però la parte più artigianale è sempre più bella, soprattutto da raccontare. Come nasce la corda? La corda aveva sempre inizio dalla canapa, la canapa grezza che veniva lavorata e anche proprio prodotta qui nella zona, soprattutto vicino alla riva del fiume. Già come vedete ci sono molti attrezzi qui a fianco a me e questi erano i principali attrezzi utilizzati per creare proprio la corda. Dalla manzola utilizzata soprattutto dai bambini per filare la canapa a realizzare il primo filo, alla ruota che è ricavata da un biroccio, veniva utilizzata per creare di per sé proprio la corda, il trefolo, ovvero una corda che serviva per trainare a riva le barche. E questo era il principale prodotto di Orciano. Alle sue spalle c'è la foto di uno dei principali cordai di Orciano. Di chi si tratta? Si tratta di Luigi Gasparini, è stato proprio l'ultimo dei cordai di Orciano e ci ha donato tutte queste attrezzature proprio per ricordare la sua attività, che si è andata a perdere naturalmente nel tempo. Inizialmente Orciano era conosciuto per i 40 cordai di Orciano e i nostri prodotti arrivavano anche molto lontano, non solo venivano venduti nei porti qui vicino, come Pesaro, Senigallia, ma anche a volte arrivavano fino a Venezia. Come e quando è possibile visitare il museo? Questo museo è sempre disponibile anche su prenotazione. Naturalmente noi offriamo come proloco anche un tour guidato esterno di Orciano su offerta, mentre per quanto riguarda il museo lo trovate sempre aperto il sabato e la domenica, il sabato dalle 3 fino alle 6, mentre per quanto riguarda la domenica la mattina dalle 10 a mezzogiorno e mezza e al pomeriggio dalle 3 e mezza fino alle 7. E andiamo a Bellocchi di Fano, dove dal 5 al 7 maggio va in scena l'ultima commedia degli Arciaplat. Sentiamo. Pochi giorni al debutto, Lorenzo e gli Arciaplat tornano a far divertire il pubblico con una nuova commedia in dialetto fanese. Esatto, gli Arciaplat è un gruppo di Bellocchi
che per il terzo anno, non consecutivo, ma per la terza volta, si ripresenta al pubblico, diciamo, di Bellocchi con una nuova commedia. La nuova commedia che si ambienta in un luogo un po' particolare, che è la sala d'attesa del medico di famiglia, il Dutour, dove più o meno tutti ci siamo capitati almeno una volta. E facendo una cosa che tutti fanno indistintamente, ponendo una domanda: come si entra nella sala d'attesa, si dice chi è l'ultimo? E questo è il titolo della commedia. Uno potrebbe pensare, ma come una commedia per ridere nella sala d'attesa di un dottore? È una cosa un po', no, che sembra stridere un pochino. Invece, essendo un pubblico non omogeneo, si vengono a creare delle dinamiche tra le varie persone, perché c'è chi apprescia, c'è chi fa male una cosa, c'è chi guarda l'amica perché è più bella, poi, e quindi vengono fuori, si innestano dei meccanismi, delle discussioni, diciamo, simpatiche, comiche. E quindi noi abbiamo trovato questo testo, che è di Gabriele Morbidi, e quindi anche qui abbiamo fatto una magia. Cioè, a Fano presentiamo una commedia in dialetto pesarese, però tradotta logicamente in fanese, se no noi altri non capiamo niente. Quando andrete in scena? Noi andremo in scena dal 5, il 6 e il 7 di maggio, alle ore 21:15, nella Sala Don Milani, che è la ex chiesa di Bellocchi, che è davanti alla nuova chiesa di Bellocchi. L'ingresso è a offerta. Alessandro, come e quando è nato il gruppo? Allora, il gruppo è nato nel 2019 ed è nato un pochettino per scherzo, perché è nato nell'ambito parrocchiale, e con Stefano Montanari, che, diciamo, ci aveva presentato allora una commedia che lui aveva scritto, quindi un musical, anzi non una commedia. Ci siamo detti: facciamo qualcosa con i giovani, e io, insomma, essendo molto giovane, ci siamo detti facciamo qualcosa per i giovani che non sia solo e esclusivamente all'interno della parrocchia, inteso come luogo. Ed è venuto fuori questo gruppo, che non è molto eterogeneo, perché andiamo dai 16 ai 45 anni di Lorenzo, insomma, che avete visto, quindi siamo abbastanza variegati. E il nome Arciaplat di per sé nasce proprio per questo, perché non eravamo tutti amici, però lo siamo diventati, perché poi dopo, stando insieme, si diventa una famiglia. E Arciaplat perché il nome evoca un po' la varietà dei gusti, la varietà delle età. Questo è il gruppo. Quando partirà la prevendita? Allora, la prevendita parte mercoledì 3 maggio e saremo nei locali della Sala Don Milani, quindi di fianco all'Acri, davanti alla chiesa. E da lì saremo tutti i giorni pronti a vendervi i biglietti, anzi vi aspettiamo numerosi e con la possibilità di fare tante repliche. E ricordatevi che chi è l'ultimo? L'Associazione Diabetici Pesaro festeggia i 35 anni della sua fondazione. Per l'occasione ha organizzato una serie di iniziative che si terranno sabato 29 aprile alle 9:30 davanti al Teatro Sperimentale. Si parte con un flash mob per sensibilizzare le coscienze verso questa malattia. Poi alle 10 all'interno del teatro si svolgerà un incontro per la futura casa della comunità, alla presenza degli amministratori dei 7 comuni coinvolti nel progetto e serviti dalla diabetologia di Pesaro, dei medici sanitari e degli esponenti della Regione Marche. Sempre nella mattinata verranno premiati coloro che in questi 35 anni si sono adoperati con il volontariato. I festeggiamenti proseguiranno la sera alle ore 21, sempre in teatro, con un concerto solidale finalizzato alla raccolta fondi con Aldemaro Moltedo Jazz Band, ospiti Paolo Pagnini e il cantante reduce da The Voice Senior Mario Aiuti. Vi ricordo che domani in diretta alle ore 18 torna il nostro programma In Salute. Nella nuova puntata condotta da Tommaso Fulvi Ugolini e Michele Rossini si parlerà di mentalità e allenamento insieme alla psicologa Alessandra Battistelli. Subito dopo di noi invece le previsioni del tempo e uno speciale dedicato al Gran Galà dell'Olio, con le tante premiazioni che si sono svolte nei giorni scorsi alla Pinacoteca San Domenico a Fano. Vi ricordo anche il numero dedicato alle vostre segnalazioni e la rassegna stampa, che torna invece domani mattina alle 7 insieme a Massimo Foghetti. Buona serata a tutti.